vista della nostra associazione Città Democratica, un giorno importante a 4 mesi dalla presentazione della precedente lista. Questo per far sapere alla città che Città Democratica è pronta a governarla, è pronta ad accogliere tutto ciò che i cittadini ci hanno chiesto e renderlo operativo e pratico. Siamo contenti del numero di persone che stanno partecipando attivamente alla nostra idea di città e vogliamo far sapere a tutti che siamo disponibili a dialogare fino a quando presenteremo poi il nostro programma definitivo a gennaio del 2015. Esorto tutti i cittadini a condividere con noi questa sfida perché sicuramente porterà risultati alla città, ottimizzando e portandogli agli antichi splendori questa nostra grande e bella città che merita un posto migliore nel contesto in cui viviamo. Buongiorno, io sono Monica Bisogno e sono il vice portavoce di Città Democratica, associazione civica cavese che si presenterà alle prossime amministrative del 2015. Siamo qui stamattina a presentare la seconda lista dei candidati. Come avevamo promesso alla città, abbiamo mantenuto i nostri impegni. A giugno avevamo detto che avremmo presentato la prima lista e così è stato. In questa sala il 21 giugno abbiamo presentato i primi 24 nomi, i primi 24 candidati al Consiglio Comunale. Oggi siamo qui a presentare, così come eravamo d'accordo con la città, la seconda lista, i secondi 24 candidati al Consiglio Comunale. Qui abbiamo, né a destra né a sinistra, noi guardiamo avanti, i 7 punti programmatici della promessa elettorale del nostro candidato sindaco Stefano Cicalese. Noi siamo molto fiduciosi, soprattutto perché c'è grande entusiasmo in città, tanti ci stanno seguendo con molta attenzione e tante persone si stanno avvicinando alla nostra realtà. Noi oggi speriamo di avere l'affluenza come lo scorso giugno e in bocca al lupo a Stefano, in bocca al lupo a Città Democratica e soprattutto in bocca al lupo a Cava dei Tirreni.